festa dell'Ascensione, celebrata nel luogo che la tradizione ricorda come il punto esatto da dove Cristo ascese al cielo. Al Santuario della Visitazione, la celebrazione del 31 maggio a Incarem, dove si conserva la memoria di un incontro di fede, quello tra Maria e la cugina Elisabetta. Processione per la Vergine, tantissimi fedeli che hanno sfilato per le strade della città vecchia di Gerusalemme affidandosi alla Madonna in chiusura del mese a lei dedicato. Notizie e immagini dei luoghi santi arrivano anche su iPad, la nuova applicazione firmata dalla custodia di Terra Santa è scaricabile in 4 lingue. L'addio a Teresina all'aeroporto di Tel Aviv. Ha lasciato la Terra Santa dopo 3 mesi di pellegrinaggio in villaggi e parrocchie, l'urna con i resti della Santa di Lisieux. Sabato 11 giugno, sesta edizione della preghiera straordinaria di tutte le chiese, è il turno della Chiesa Latina, diretta televisiva dalla Concattedrale del Patriarcato a partire dalle 18, ora locale. Oggi è di proprietà musulmana. Il luogo che la tradizione ricorda come il punto esatto dove Cristo ascese al cielo oggi è custodito da persone di fede islamica e durante l'anno ai cristiani è concesso solo di visitarlo. Tranne nel giorno della festa che fa memoria di quell'evento. In questa occasione i cristiani di ogni confessione vi possono celebrare ufficio e sante messe. Nella veglia che precede la solennità, i frati minori, guidati da padre Artemio Vitores, sono entrati verso le 2 del pomeriggio per la recita dei Vespri. Al termine della preghiera pomeridiana, la comunità dei frati, assieme ai fedeli accorsi, hanno recitato le invocazioni dei santi nella breve processione che circonda l'edicola. Un momento forte, biblicamente parlando, perché veramente si vive la promessa, no, del Signore Gesù. E poi credo che sia importante perché da qui ascendendo è in via fino agli estremi confini della terra. I francescani hanno lasciato spazio poi agli ortodossi e alle altre confessioni per dar modo a ognuno di ricordare quest'ultimo avvenimento che completa la prima venuta di Cristo sulla terra. Greci, armeni, copti, tutte le chiese cristiane sono entrate nel luogo che conserva ancora l'impronta di Gesù, l'ultimo segno di Cristo sulla terra, in un evento particolarmente sentito in Terra Santa. Vivo con una aspettativa molto grande di... Vivo questo avvenimento con l'aspettativa grande di conoscere questa esperienza ecumenica che non è comune nella nostra terra. È un'esperienza molto forte quella che sto vivendo qui in comunione con tutta la Chiesa del mondo orientale. È esattamente questo contatto con la Chiesa del mondo orientale. Fuori dall'edicola sono state poste alcune tende. Durante la notte i frati seguono la veglia e l'ufficio delle letture fino alla prima messa celebrata dal nunzio apostolico Monsignor Antonio Franco. Le liturgie si susseguono fino alle 5:30, quando è ancora il vicario custodiale a celebrare la funzione solenne. Padre Artemio, nella sua omelia, ha richiamato la necessità di ripercorrere il cammino di Cristo, un cammino che si è concretizzato in luoghi precisi, Betlemme, Nazareth, Gerusalemme e infine la pietra del suo ultimo passo. La festa della Visitazione è stata celebrata l'ultimo giorno di maggio a Ein Karem, un piccolo villaggio situato a qualche chilometro da Gerusalemme. È una lunga salita quella che porta il pellegrino fino al santuario, immerso nel verde. All'entrata, un'immagine in mosaico ricorda il pellegrinaggio della Vergine verso la casa di Elisabetta. In quei giorni, Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montagnosa, in una città di Giuda. Attraverso un percorso più o meno di 130 chilometri che va dalla città di Nazareth a Ein Karem, nel deserto. San Luca narra l'incontro di 2 donne gravide di 2 promesse che riconoscono l'una nell'altra ciò che Dio sta operando per la salvezza di tutto il mondo. Elisabetta loda Maria, la benedice e benedice anche il frutto del suo grembo. Maria, piena di gioia e di riconoscenza, recita quello che poi sarà riconosciuto come il Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Questa preghiera accompagna per tutta Santa Chiesa ogni giorno durante Vespri. Una preghiera che è nata proprio qui, dove il pellegrino ha la possibilità di cantarla in 41 lingue, tanti sono i quadri fuori dal santuario che la ricordano. Il santuario conserva ancora 2 strutture che portano i segni dei tempi,
Nella cripta ci sono i resti della prima cappella bizantina, già ampliata al tempo dei crociati. La chiesa superiore, portata a termine nel 1955 dall'architetto Antonio Barluzzi, è dedicata alla glorificazione di Maria nella storia del cristianesimo. In questa chiesa il custode di Terra Santa, padre Pierbattista Pizzaballa, ha celebrato la Santa Messa con una dozzina di sacerdoti e ha detto tra l'altro nell'omelia: Maria è andata a celebrare la salvezza, e celebrare la salvezza significa entrare nella storia, ma è una chiamata che riguarda tutti noi. Nel corso della celebrazione, inoltre, sono stati investiti frati candidati ai ministeri dei lettori e degli accoliti. Alla fine si è svolta la processione dalla chiesa alla cripta. Padre Vladislav ci racconta che questo santuario serve per i nostri confratelli ebrei, che praticamente ogni giorno qui visitano come visitatori, come turisti, ma quando vedono questa bellezza di questo luogo, sicuro che pensano anche cosa è successo qui. Noi sappiamo, perché domandano noi chi ha costruito questa chiesa, chi noi siamo, frati francescani, cosa noi facciamo a questo santuario. Il santuario, con i suoi frammenti antichi innestati ai nuovi, mostra con evidenza i segni della devozione cristiana attraverso i secoli. Un santuario che guarda la memoria di un incontro di fede. La fede di Maria è generata dunque dalla parola di Dio. Da questa parola lei si mette in cammino, e per questa parola lei è riconosciuta e benedetta. Una devozione instancabile, quella dei cristiani di Terra Santa verso la Madonna. Un amore fatto di preghiera raccolta, ma anche di gesti, di manifestazioni grandi e piccole, come la consuetudine di affidare alla Vergine le proprie bambine, vestendole nel mese di maggio con l'abito bianco, il velo e il mantello celesti, di cui l'iconografia tradizionale veste solitamente la Madre di Dio. Per la chiusura di questo mese dedicato a Maria, i cristiani di rito latino di Gerusalemme si sono riuniti la sera del 31 maggio in una lunga processione, accompagnando lungo le strade della città vecchia la statua della Madonna, sollevata e trasportata dalle ragazzine della scuola St. Joseph. Guidati da Monsignor Kamal Batish, vescovo ausiliare emerito, e dal padre custode, fra Pierbattista Pizzaballa, i tantissimi fedeli hanno sfilato dal convento di San Salvatore fino al Patriarcato Latino, e poi di nuovo, senza mai smettere di cantare inni alla Vergine, nelle strade addobbate a festa, il ritorno al convento francescano per l'ultima preghiera da rivolgere, mentre ormai la sera scendeva su Gerusalemme, alla madre di tutti, a cui questa terra ogni giorno si affida. La vita, le notizie, le immagini dei luoghi santi arrivano da oggi anche su iPad e iPad 2, grazie alla nuova applicazione firmata dalla custodia di Terra Santa e scaricabile in 4 lingue dallo store di iTunes. Terra Santa Application mette a disposizione gli articoli prodotti per il sito web ufficiale della custodia, le gallerie fotografiche e i video del Francisca Media Center. La vita dei francescani, le celebrazioni, gli eventi, ma anche uno sguardo aperto su quanto accade in questa terra. Attraverso la nuova applicazione, anche da lontano si potrà accendere una candela per la Terra Santa, inviando messaggi e preghiere, e inoltrare le proprie donazioni collegandosi con ATS Pro Terra Santa, la ONG ufficiale della custodia. Terra Santa Application è la seconda applicazione prodotta dalla custodia, che con iBreviary aveva portato sui supporti mobili il breviario. È partita dal Ben Gurion mercoledì mattina Santa Teresa di Lisieux. La patrona delle missioni ha lasciato per sempre la Terra Santa, dove è rimasta per 3 mesi, 90 giorni per visitare ogni singola parrocchia, per arrivare a tutti i cristiani locali. Commossi e grati per il dono di questa visita, molti hanno voluto accompagnare Teresina, salutarla, rivolgerle una preghiera, portarle un fiore anche negli ultimi istanti della sua presenza in questa terra che tanto desiderava vedere. L'urna con i resti della Santa è giunta a Tel Aviv lo scorso 14 marzo. In questi 3 mesi è stata esposta nelle principali chiese e parrocchie della Terra Santa, fra cui Gerusalemme, Betlemme, Nazareth, Haifa e Emmaus. La celebrazione che abbiamo appena terminato ha detto già tutto, cioè siamo veramente alla conclusione di un pellegrinaggio
che ha raccolto un po' tutta la nostra chiesa, di tutte le varie comunità, in tutti i villaggi, in tutte le parrocchie. C'è stato un afflusso veramente, veramente molto, molto partecipato e molto sentito. In tutte, tranne a Gaza. Nella striscia non ha potuto entrare per le rigidissime misure di sicurezza che non hanno risparmiato neppure lei. Sarà la sesta edizione della preghiera straordinaria di tutte le chiese, quella che si svolgerà l'11 giugno a Gerusalemme. Ospiti della Chiesa Latina, i leader cristiani delle altre chiese della Città Santa torneranno a invocare il dono dell'unità. Ed è una felice coincidenza che capiti proprio alla vigilia di Pentecoste, in ricordo della nascita della prima chiesa e che viene celebrata anche quest'anno da tutte le confessioni. Alle 18 ora locale di sabato 11, nella concattedrale del Patriarcato Latino, Monsignor Fuad Tual guiderà questo momento di invocazione allo Spirito che col tempo ha portato a un graduale avvicinamento tra i capichiese. Sarà un'occasione, dicono i promotori dell'evento, per riflettere sulla ricchezza della liturgia, proposta in latino, arabo, ebraico, ma rispettando ogni tradizione nel lento cammino di conoscenza tra le confessioni. L'intuizione di alcuni monaci in quella notte lontana dal Santo Sepolcro nel 2005 continua con successo ancora oggi, nell'auspicio di tornare a quella Pentecoste di 2000 anni fa, quando venne fondata la prima Chiesa Madre, santa e unita. L'evento sarà trasmesso in diretta televisiva da diverse emittenti in tutto il mondo, dal Medio Oriente all'America, e sarà seguito da un documentario sulla Chiesa Latina in Terra Santa.